Buongiorno a tutti, io sono Giulio Pasqualetti e studio fisica qui all'Università di Pisa e oggi vi vorrei parlare di una distribuzione Linux, Arch Linux, ed è perché secondo me un utente desktop dovrebbe utilizzare nella vita di tutti i giorni, almeno provare o sapere che esiste. Dunque io ho iniziato a usare Linux nel 2008 e all'epoca iniziai con Ubuntu perché che senz'altro all'epoca ma ancora costituisce una valida distribuzione per chi si avvicina magari da, come me dal mondo Windows o comunque ha una conoscenza sommaria del funzionamento di un sistema operativo e di cosa c'è dietro. Ubuntu, tutto sommato, è una distribuzione che si installa facilmente, è un processo di installazione anche veloce, che non fa domande anche scomode o comunque troppo difficili da interpretare. Alla fine ottieni un sistema operativo funzionante con già preinstallati i programmi che più servono per un utilizzo desktop normale. Tuttavia, secondo me questo, che è senz'altro un punto di forza delle distribuzioni come Ubuntu, può essere considerato anche una specie di arma a doppio taglio, perché si tende in questo modo a nascondere all'utente quali siano le varie impostazioni dietro al sistema operativo, cosa c'è dietro e cosa, appunto, come personalizzare meglio l'ambiente desktop, il tuo sistema, come ottimizzarlo e personalizzarlo in ogni parte. E quindi quando nel 2011 Ubuntu passò in default a Unity, una nuova interfaccia grafica, anziché configurare un altro ambiente desktop, che a me non piaceva, decisi di cambiare proprio distribuzione, allora iniziai a fare varie prove con tutto ciò che era attivo e alla fine decisi di passare ad Arch Linux. Ora, perché tra tutte le distribuzioni proprio Arch Linux? L'idea che vi vorrei far presente, che vi vorrei comunicare principalmente, che dietro Arch Linux non vi è solo un sistema operativo ma anche un modo di pensare che poi si riflette nel sistema operativo ma anche in un ambito un po' più largo. È quello che gli utenti Arch definiscono The Arch Way e che in italiano può essere tradotto come il metodo Arch, e per qualcuno costituisce anche proprio una vera e propria filosofia. Infatti si parla di filosofia KISS, dove KISS sta per Keep It Simple Stupid, cioè mantenilo semplice e stupido. Ora, qui semplicità, bisogna stare attenti a non fraintendere, perché semplicità qui non è sinonimo di facile, cioè una cosa che è semplice non è facile, quanto piuttosto semplice nel senso che è privo di inutili aggiunte, di qualcosa di superficiale, che appunto non è strettamente necessario. Quindi c'è dietro una ricerca di un'eleganza e di un minimalismo. E a fianco di questo possono essere introdotti altri principi di cardine, come quello di correttezza del codice, che deve essere quanto più possibile pulito, comprensibile e trasparente. Poi vi è il principio di user centricità, ossia Arch vuole essere una distro user centric in contrasto con la distro user friendly, cioè la distribuzione non deve completamente abbracciare l'utente, prendere per lui le varie decisioni, ma l'utente deve essere libero di scegliere di configurare il suo sistema volta per volta, magari anche battersi di fronte a delle difficoltà, ma col tempo appunto superarle con un po' di impegno. Altri principi sono apertura e libertà, dove anche qui libertà si intende che l'utente deve essere libero di fare cosa gli pare del proprio sistema. Ecco, come conseguenza, chiaramente questo si ripercuote sull'installazione. Ecco, questa è l'installazione di Arch. Uno inserisce l'ACD e questa è la schermata che appare. Quindi abbiamo una shell a riga di comando con permessi di root dove effettivamente non è proprio chiaro cosa uno dovrebbe fare. In realtà questa è un inconveniente che però si supera facilmente perché vi è una grandissima documentazione sui wiki di Arch, quindi ci sono proprio delle editor e delle guide che passo passo ti
portano a installare il sistema operativo e a configurarlo in ogni sua parte. Quindi si procede con, vengono scelti da dove scaricare i file, i repository, il partizionamento, la scelta dei locali e via via con l'installazione dei pacchetti di base e del bootloader. Ecco, una cosa da tenere presente, e quindi chiunque alla fine può installare Arch, anche se si trova in difficoltà, basta andare a controllare sul wiki, sono tutte le spiegazioni, poi al limite uno può chiedere sui forum o sui canali IRC o cose di questo tipo. Una cosa importante da sottolineare è che l'installazione finisce, quando l'installazione finisce, uno ha un sistema funzionante però da riga di comando. Perché questo è ancora una conseguenza del metodo Arch, perché l'utente deve essere libero di scegliere quale server grafico e quale ambiente desktop installare. Quindi ci si aspetta che sia l'utente che sceglie, quindi gli sviluppatori non fanno alcuna scelta preconfezionata, non c'è nessun ambiente desktop come GNOME o KDE già preinstallato, ma aspetta l'utente di installarlo. Anche qui però ci sono una serie di guide su wiki, tutto documentato ai massimi livelli, quindi non c'è nessun problema. Passiamo a un altro aspetto interessante di Arch, che è la gestione dei pacchetti. Arch è una distribuzione rolling release. Ora, questo cosa significa? Alcune distribuzioni, come Ubuntu, sono basate su un rilascio di versioni, quindi ogni 6 mesi, ogni anno, come Debian quando è pronta, è rilasciata una nuova versione del sistema operativo. Invece con Arch, essenzialmente l'aggiornamento è incrementale, cioè quando un software viene lasciato una nuova versione di un software, questo viene inserito molte volte nei repository ufficiali, e questo fa sì che sia anche più semplice mantenere il sistema aggiornato e vedere quali sono le criticità del sistema, perché quando uno fa il passaggio di versione sono tante le cose in cui bisogna tenere più conto, e è più facile che se aggiorni 10 pacchetti che qualcosa vada sbagliato rispetto a uno per volta. Quindi questo è un vantaggio. Il gestore dei pacchetti ufficiali si chiama Pacman, e quindi è scritto in C, gestisce pacchetti binari, e i pacchetti vengono compilati con ABS, che è l'Arch Building System. Ora sarebbe bello poter parlare di come vengono compilati, perché una cosa interessante, ma purtroppo non c'è tempo. Supporta la firma dei pacchetti con GPG dal 2012. I repository principali sono Core, Extra, Community e Testing, che di per sé sono abbastanza autoesplicativi. L'unico distinguo da fare magari è sul testing, visto che magari sono venuti dall'ambiente Debian, è abituato a pensare a testing come qualcosa di utilizzabile, mentre qui corrisponde all'unstable, quindi testing è solo per gli sviluppatori, quindi è sconsigliato veramente l'utilizzo. Se utilizzate qualche altro sistema Linux, qui c'è una tabella in cui la gestione dei pacchetti viene fatto un paragone tra i vari tool di gestione, tra Pacman e gli altri. Quindi per installare, aggiornare il sistema, rimuovere, fare delle ricerche, poi sulla pagina man di Pacman o sul wiki si trovano tutte le informazioni relative al caso. Ovviamente Pacman ancora, come conseguenza del metodo Arch, con la ricerca di una certa semplicità, funziona a riga di comando. Non c'è un'interfaccia grafica che alla fine viene considerata come qualcosa di superfluo, perché gestire la gestione dei pacchetti viene fatta abbastanza tranquillamente da riga di comando, senza bisogno di un intermediario nel mezzo. Ora, nei repository ufficiali di Arch c'è un numero di pacchetti, di circa 10.000 pacchetti, qualcosa di più, che se confrontato con altre distribuzioni può apparire esiguo. Certo, sono tanti, ma diciamo, distribuzioni che ne hanno molti di più. In aiuto, come ad esempio Debian, in aiuto degli utenti di Arch viene l'Arch User Repository, AUR, che è un database gestito dalla comunità in cui ogni utente Arch può sia costruire un pacchetto e inviarlo su questo repository, sia scaricarlo e installarlo. E questo fa sì che
il numero di pacchetti disponibili aumenti moltissimo, solo che bisogna tenere presente che questi pacchetti magari non sono, la sicurezza di questi pacchetti non viene garantita al massimo livello, perché, e quindi è sempre consigliato in questi casi dare un'occhiata a come sono fatti questi pacchetti. In realtà questa cosa è una cosa, per come è gestita, come sono gestiti i pacchetti in Arce, abbastanza semplice, anzi veramente semplice, perché il pacchetto di Arce è costituito essenzialmente da un file di testo, si chiama PKG Build, in cui sono illustrati essenzialmente il pacchetto, cosa fa, che dipendenze ha, come si installa, quindi tutti... E quindi è un file di testo che chiunque infine, può leggere, anche chi come me non è uno sviluppatore o ha conoscenze di programmazione, tutto sommato abbastanza limitate, può capire di cosa si sta parlando, se il pacchetto merita di essere installato, se c'è qualche problema di qualche tipo. La gestione dei pacchetti con AUR può essere fatta a mano, cioè connettendosi al sito, scaricando il PKG Build e ciò che è connesso, oppure esiste uno strumento, YAURT, che consente di automatizzare questa gestione, quindi consente di tenere traccia degli aggiornamenti, di installare, di rimuovere pacchetti da AUR. Questo tool è gestito dalla comunità e dipende un po' dalle singole persone, alcuni, molti lo utilizzano, anche se gli utenti Arch più radicali affermano che questo sia un po' in contrasto con il metodo Arch, perché tutto sommato genera degli automatismi in qualche modo quasi superflui, perché si può fare tutto benissimo a mano senza un dispendio di forze qualcosa eccessivo. E quindi chiaramente il tempo a disposizione è un tempo limitato e non sono potuto scendere nel dettaglio e illustrare altri punti di forza di Arch. Quindi perché un utente desktop soprattutto dovrebbe proprio scegliere Arch? Come abbiamo visto, essenzialmente Arch è anche un po' una filosofia di vita, con il metodo Arch, la ricerca di una certa semplicità e di un minimalismo e di una certa eleganza. Poi quindi io mi sento di consigliare Arch a tutti quegli utenti che sono un po' curiosi e cercano di capire come funzioni il proprio sistema operativo, di come sia possibile personalizzarlo e ottimizzarlo, perché è vero che può essere fatto questo con tutte le distribuzioni, ma in particolare Arch ti spinge a fare operazioni di questo tipo. E quindi io consiglio a tutti provare Arch, magari anche su VirtualBox o su un computer vecchio, o almeno fare un giro sul wiki di Arch, che ripeto ancora una volta è veramente esaustivo, e in parte anche tradotto, molte pagine sono anche tradotte in italiano, e fornisce ogni documentazione possibile. E quindi niente, questo è tutto riguardo all'Arch.